Lei non è il presentatore di qualche talk show o di qualche talent show. Lei non è la spalla di Maria De Filippi. Lei è il Presidente del Consiglio. Però, Presidente del Consiglio, per favore. Ma per favore. Lei è il Presidente. Abbiamo una situazione particolare, un consiglio, un presidente del consiglio dei ministri strani e una presidente della Camera strana, che non fa permettere di dire ciò che credono i deputati di quest'Aula. Mai successo in precedenza. Onorevole Fedriga, la smetta, si rivolga con rispetto. Mai si rivolga con la richiamo all'ordine, si rivolga con rispetto. Mai successo in precedenza. Presidente, io non ho offeso nessuno, sono libero come tutto il mio gruppo di dire ciò che crede. Non è lei il censore di quest'Aula. Io sto dicendo che lei si deve rivolgere con rispetto al Presidente del Consiglio. Io mi rivolgo con rispetto, voi rivolgetevi con rispetto agli italiani, per favore, Presidente, visto quello che continuate a dichiarare sui mezzi di informazione, ma avremo modo di approfondirlo. Presidente del Consiglio, dopo la forse non lei, solo lei la spalla di Maria De Filippi, ma anche la Presidente della Camera è la sua spalla. Guardi, lei si rivolga. Prego. Con rispetto, la richiamo all'ordine per la seconda volta. Presidente, è chiaro? Presidente, sta creando dei precedenti molto imbarazzanti, non per lei ma per la Presidenza della Camera. Certamente, che non permette di stare a parlare. Sono io a creare i precedenti. Assolutamente, imbarazzanti. Assolutamente, Presidente. Bene, mi fa piacere. Proceda nel suo intervento. Guarda come conducevano i tuoi predecessori. Ma impara qualcosa da chi è stato lì prima di te, cazzo. E quindi, Presidente, adesso dopo